Riprendono la Taverna degli Artisti di Firenze, le Cene degli Artisti, manifestazione ideata, promossa e curata da Giuseppe Pinsavuti, che inizia con il mese di settembre, l'anno numero? Arriviamo all'undicesimo anno. Il prossimo mese faremo il compleanno della Cena degli Artisti, novembre 2011-2022. Benissimo, un bel traguardo, anche perché questa manifestazione non ha subito interruzioni, ha sempre avuto una continuità, ovviamente ad esclusione del periodo estivo, come è successo nell'estate 2022. Ma puntualmente ripartiamo con una bella mostra che ora presenterà ai nostri telespettatori Giuseppe Pinsavuti, poi seguirà il commento e l'invito critico di Jacopo Chiosti e poi concluderemo con l'artista che ora presenterà giustamente Giuseppe Pinsavuti, e poi abbiamo un ospite stasera, ma magari lo sveliamo un po' più qua durante il servizio. Allora, dopo 3 anni ci siamo messi in contatto di nuovo con Massimo Gozzi, che già qui fece appunto una bella mostra nel 2019. Quest'anno ha cambiato completamente il genere di pittura e ho piacere che sia di nuovo venuto da noi per farci vedere le sue nuove creazioni. A questo punto lascio il microfono a Jacopo Chiostri, che ci illustrerà meglio le caratteristiche del pittore Massimo Gozzi. Sì, dunque vorrei dire questo: questa è una mostra importante per Massimo Gozzi, perché lui ci ha detto prima che questo tipo di pittura qui non lo soddisfa più. Lui, nonostante che non sia più un ragazzino, però è in continuo divenire, e quindi aspettiamo quelle che saranno le prossime conclusioni della sua poetica e della sua sensibilità. Comunque siamo sicuri che sarà ancora l'uso della spatola, l'uso dell'olio e l'uso di questa pittura ariosa, che è completamente diversa da quella che lui ha imparato, la parte didattica della sua esperienza con Silvestro Pistolesi, allievo di Annigoni a sua volta, pittura classica che lui fa forse per esercizio, soprattutto i disegni bellissimi che fa. Queste sono cose completamente diverse, pittura che possiamo definire post-impressionista, che ferma l'attimo le sue sensazioni. Generalmente sono, come vediamo, soggetti marini, soggetti quindi qualcosa che gli è particolarmente vicino, con questo uso abile, veramente particolarmente abile, della spatola, spesso tono su tono. Sono istanti cristallizzati che lui ci regala, però appunto in questo momento c'è da parte sua non un ripudio, ma comunque un bisogno di andare oltre, quindi l'aspettiamo con le prossime conclusioni di questo suo lavoro. Anzi, vorrei che forse lui stesso raccontarci cosa ha in mente, ma ha parlato di qualcosa di meno definito, per esempio. Sì, un po' nei vari passaggi dalla pittura classica, appunto appresa dal maestro Silvestro Pistolesi, poi sono passato al pennello, il post-impressionismo e ultimamente, negli ultimi anni, l'uso della spatola, però anche questa è, dopo qualche anno ha bisogno di essere rivista per dare sensazioni, emozioni diverse. Sono un po' alla ricerca di qualcosa di ancora meno definito di quello che sto facendo, che ho fatto negli ultimi anni, perché la pittura deve, a mio avviso, almeno a me che la realizzo, dare delle emozioni. Quindi, se è troppo definito il soggetto, si rischia di non avere particolari emozioni, ma di avere soltanto l'effetto visivo di un qualcosa, di una riproduzione di una realtà che non è lo scopo mio, e che invece è quello di che il dipinto alla fine, che sia parte della fantasia, parte reale, parte di quello che ho visto in plein air, che
che dia delle sensazioni, delle emozioni che soprattutto a me che lo realizzo deve dare per primo. Se poi questo viene recepito e avvertito anche da chi guarda i miei quadri, ne ho piacere. La risposta del pubblico è decisamente gratificante, però sia in termini concreti o comunque solo di giudizio tecnico, però mi rendo conto che questo non va a staccarsi dalla pittura, voglio dire, scontata, anche se proprio scontata non è, però la pittura deve andare oltre, anche senza arrivare necessariamente all'astratto. Quello che ho avvertito è che effettivamente il riscontro nel comune visitatore delle mie mostre è la sensazione che hanno chi li guarda, che suscita delle emozioni. Infatti la cosa che mi ha fatto molto piacere è che nel registro delle firme spesso e volentieri ci sono delle recensioni veramente sorprendenti di persone che hanno avvertito la necessità di scrivere quello che hanno provato nel vedere alcuni quadri che ho fatto. Vabbè, quindi possiamo dire che comunque ci sarà una continuità. C'è, cioè, un punto di vista soggettistico, certo. Ci sarà la continuità, non la dovresti continuità, in alcun modo senz'altro uscire da questa... Sì, perché alcune cose che già ho realizzato che vanno in quella direzione, però sono alcune cose, vorrei estenderlo un po' a tutto quello che faccio. Vabbè, sia ecco, con i colori, che ultimamente per esempio sto... non voglio dire sperimentando, però realizzare qualcosa in modo monocromatico, utilizzando solo gli azzurri che danno una bella sensazione al visitatore. Come disse Renoir, no? Qualcuno di noi ha finito nero, usando i blu e nac, era nato. Sì. Io fortunatamente non sono ancora a quel punto, perché insomma qualcosa mi è rimasto per comprare un po' di colore. Va bene. Però è un po'. Perfetto. Per la scia, sì. Va bene, quindi ti aspettiamo alle nuove esperienze. Allora Giuseppe, abbiamo detto in apertura di servizio che c'è un ospite importante stasera, forse la regia lo ha già mostrato ai nostri telespettatori, si tratta di Lorenzo Andreaggi, cantante fiorentino, erede artistico di Narciso Parigi, infatti stasera è qua per presentare Italia, America e Ritorno, Narciso Parigi l'ha fatta tante volte. Prima però di lasciare spazio a Lorenzo, vorrei che tu ricordassi ai telespettatori la data della prossima cena degli artisti, e quindi certo, combacerà anche con la chiusura il giorno precedente della mostra di Massimo Gozzi. Certo, allora noi diamo appuntamento a tutti per lunedì 7 novembre, tralasciamo il mese di ottobre e arriviamo direttamente al 7 di novembre con un'altra cena e un'altra mostra. Come sempre preghiamo di prenotare per la presenza qui alla cena degli artisti al numero che in sovraimpressione verrà elencato. Benissimo, grazie a Giuseppe Pinzauti. Allora veniamo a Lorenzo. Lorenzo ha avuto uno strepitoso successo con un film che noi abbiamo presentato, abbiamo realizzato un servizio esclusivo molto lungo, abbiamo mandato in onda solo una sintesi, ma chi andrà su YouTube potrà vedere integralmente questo servizio al quale hanno partecipato tanti attori, dei tantissimi che hanno preso parte al film Fiabe italiane. Allora, ricordiamo ai telespettatori, magari dove possono venire a vederlo, ho visto in questi giorni è stato proiettato anche a Campi Bisenzio. È stato proiettato a Campi Bisenzio e domani sera ci sarà la prima a Parma, alla Casa della Musica, e il 24 spero che sarà premiato insieme a altri film, non sappiamo ancora per cosa, insomma, su allora, cosa, ma... speriamo. Noi intanto invitiamo i telespettatori a seguire la programmazione, andare a vederlo, però soprattutto perché eravamo molto amici e affezionati a Narciso Parigi, vi suggeriamo di acquistare questo CD, perché ovviamente
scoprirete o riscoprirete per chi lo conosce già, Lorenzo, ma soprattutto vi scatterà in voi una grande nostalgia di Narciso Parigi, al quale qui a Firenze specialmente eravamo tutti molto molto affezionati. Tutti legati. Cosa ha rappresentato per te Narciso Parigi? Beh, per me è stato un grande maestro, un secondo nonno si può dire, perché mi ha insegnato più che lezioni di canto, lezioni di vita. È stata veramente una persona meravigliosa che mi ha indirizzato verso questo mondo della musica. E cosa fatto c'è di lui e di te in questo disco? Beh, di lui ci sono tutte le canzoni, la maggior parte delle canzoni scritte da lui, perché Narciso a Firenze è conosciuto per le canzoni, quelle più famose, che ha ricantato, certo, quelle di Spadare e quelle di altri, ma in America lui ha avuto una carriera incredibile per oltre 40 anni cantando delle canzoni bellissime, canzoni melodiche italiane appunto, e qui abbiamo il repertorio di Narciso fra virgolette americano, quello certo, meno famoso, dove ci sono due o tre canzoni dedicate anche alla nostra Firenze, veramente, veramente molto belle, e un po' diverse dai soliti stornelli, insomma. Una per chiudere questo nostro servizio e per allietare la serata degli artisti alla Tavella, anche se a cappella. Perché a cappella, no? Mi hanno chiesto prima una famosissima, il Valzer della Povera Gente. Allora io ti lascio la scena e facciamo un applauso. Però allora tutti insieme. Sì. Fuor di città presso l'Arno una sera di primavera, vidi sull'aia ad un casolare parecchie coppie a ballare, ma vicinai ai vedemmi mi fanno venite, venite avanti, sapete qua noi non si sa ricevere come in città. Gli ai valzer della povera gente, gli a un semplice valzer l'è fatto di niente. Con due chitarre e un organino si ballan sino al mattino. Non è lisci il nostro impiantito, si rischia a ballare, dire sta lì stecchito. Senti dire bellona biondona, gli a un valzer è fatto alla buona. Grazie. Calendi maggio impazza per le strade, Firenze ride per le contrade, e le cascine sembrano un affresco carnascialesco di un'altra età. Che sfoggio di eleganze, quante riverenze per dare il benvenuto al sol. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuol. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, e si dice che Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, e i suoi versi son le conseguenze di quella certa paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze, oh quante quante mai reminiscenze, lo portava anche Fiammetta quando andava in tutta fretta all'abbraccio del Boccaccio, che dava inizio a comiche licenze togliendole la paglia di Firenze. E che questa. Grazie a voi. Canzoni fiorentine ce ne sono tante, cioè ieri sera abbiamo fatto all'Anconella, abbiamo chiuso la stagione dell'Anconella Garden, il parco dell'Anconella a Firenze Sud, e abbiamo fatto una canzone che tutti pensano sia di Marasco, è il Baco Gigi, e invece è di Nelli e Casini, e per la prima volta è registrata da Narciso nel 64, e il Baco Gigi fa: conobbi un giorno un baco parigino che stava sulla frutta di un giardino, cambiava molto spesso abitazione, un di su un fico, un altro su un popone. Ma Gigi aveva voglia delle mele, di quelle belle e dolci come il miele. E allora si decise lì per lì, lasciò Parigi e venne in Italia. Gigi, Baco Gigi, son finiti finalmente i giorni grigi. Gigi, Baco Gigi, e si sta meglio tra le mele che a Parigi, e lo san tutti che in Italia ci son mele tre giolì che non stanno in una mano e che son grosse così. Oh Gigi, Baco Gigi, dammi retta a non tornare più a Parigi, se vuoi stare nelle mele resta qui,
Le più belle sono tutte in Italia. E le più belle sono tutte in Italia. Grazie, grazie.